Ciao ragazzi e bentornati in un nuovo episodio di Recensione più Doppiaggio. Quest'oggi siamo al 35esimo episodio, quindi il capolavoro, che sarebbe dovuto uscire la settimana scorsa e invece è uscito oggi, perché ho voluto fare prima quella di Vox Machina. Comunque, oggi parliamo di un anime che molti lo amano, molti lo odiano, il fatto che faccia parte della storia comunque degli anime è indiscutibile. Stiamo parlando di Naruto. Allora, io ammetto che soggettivamente sono di parte. Io amo Naruto e sinceramente secondo me è uno veramente degli anime migliori mai fatti. E se mi venite a dire il contrario, bene, è una vostra opinione, ma oggettivamente fa parte dei big e questo non potete negarlo. Infatti quello di cui voglio parlare anche è le persone che dicono che fa schifo. Molte volte mi vengono a sottoporre degli esempi per dire: ah, vedi, questo è meglio, e mi danno come esempio Dragon Ball o One Piece, che ok, mi piacciono, ma non sono dello stesso spessore, ma neanche per niente, perché sono estremamente più banali e anche con dei temi approfonditi meno. Cioè, è inutile dire di no. Naruto è molto più profondo di questi altri due big con il quale viene sempre comparato. Naruto porta dei temi e anche l'anime cresce insieme a te. E questo è il bello, che secondo me ha accompagnato molto la nostra crescita e la crescita anche emotiva di molte persone. Quindi la trama, vabbè, la trama penso che la sappiamo tutti. Naruto ha lo spirito della volpe dentro, è orfano, viene schifato da tutti nel villaggio. Comunque lui ha due valori, l'amicizia e diventare Hokage, in poche parole. E poi succedono cazzi e mazzi e quello che è. A livello di trama, naturalmente non posso stare qui a raccontarla tutta perché se no finisco domani, ma posso dire quale errore secondo me c'è, anche se sono di parte. Comunque oggettivamente devo ammettere che qualche errore c'è. Io penso che l'unico errore veramente che tutti quanti a livello di trama, anche i fan, odiano sia il finale. È impossibile che veramente non vedi che qualcosa è andato storto lì, dal punto di vista proprio di trama. Ha cominciato a essere tutto confusionario, inutile, e penso che anche il fan più accanito è d'accordo col fatto che doveva finire con Madara. Lo siamo tutti quanti, cioè lo sappiamo tutti quanti, siamo tutti quanti d'accordo su questa cosa, fine. Però tutto il resto è salvabile, tutto il resto anzi per me è pressappoco perfetto, segue diciamo le linee dell'obiettivo che vuole raggiungere. Quindi perché no? Capisco che molti dicono: ah, i filler. Beh, mio caro amichetto, vai su un sito chiamato filler di Naruto, ti segni qual è che non devi guardare, ti salti. Qual è il problema? Cioè, non capisco il problema di questi deficienti. Poi mi vengono a dire: io mi guardo My Hero Academia, che è un filler praticamente intero. Quindi, che cazzo dite? Comunque, trama. E non posso dargli il 10, naturalmente, perché c'è un errore, e anche bello grosso. Quindi, sarò cattivo, gli do un 8. A 8 e mezzo, dai, 8 e mezzo. Perché quel finale toglie più di un voto al voto. Essendo che è bello non è secondo me, come molti dicono, tipo la rovina di tutto quanto. Però sì, in effetti ha rovinato un bel po' l'anime. Non è abbastanza da dire che è una merda, però è stato un bel flop finale. Andiamo avanti. Personaggi. Allora, secondo me i personaggi sono il punto forte di Naruto. Tutti quelli che dicono: ah, perché non vengono esplorati più dopo Shippuden, sembra che esiste solo lui. Allora ragazzi, l'anime si chiama Shikamaru? No, si chiama Naruto. È normale che nel momento in cui la trama viene presa più, diciamo,
in modo incalzante si concentrino di più su Naruto. Capito? È così che funziona. Comunque, i personaggi, secondo me, hanno il ruolo per il quale sono fatti. Cioè, non c'è di più, non c'è di meno. Quindi, per me, sono perfetti. L'unico personaggio che veramente è una merda, e no, per voi che sicuramente starete pensando, ecco, mo dice Sakura, non sto parlando di Sakura, perché Sakura fa schifo, ok, ma non è che fa schifo come personaggio, fa schifo come persona. Cioè, lei è una stronza di merda, la odi, ma è perché il suo personaggio è così, e rimane coerente perlomeno. Cioè, fa schifo dall'inizio alla fine. Tu dici proprio, io ho Sakura, no, la gonfierei di boh. No, vabbè, violenza sulle donne, no, vabbè, comunque, andiamo avanti. quello che stavo dicendo, il personaggio è assolutamente Sasuke. Perché? Perché Sasuke è uno dei personaggi più ipocriti che esista dentro questo anime. Cioè, basti pensare al fatto, spoiler, ma tanto tutti quelli che guarderanno questo video sicuramente l'avranno già visto. Basti pensare al fatto che quando scopre che il fratello tutto sommato era buono e che ha fatto tutto quanto per salvare il villaggio della foglia e lui e tutto il resto, perché a dir la verità era... Che fa? Va contro Danzo? No. Cioè, Adela sì, ci va, però... Per un secondo fine, a dir la verità, la prima cosa che va a pensare è distruggo quello per cui mio fratello è morto. Cioè il villaggio della foglia. E ogni 2 secondi da quel momento in poi comincia a cambiare idea. Tipo, oggi mi sono svegliato così. E vabbè, pazienza. E continua a fare così fino alla fine dell'anime e basta. Cioè, questo per me è tipo un personaggio di merda. Naturalmente ci metto anche Zetsu e Kaguya alla fine, perché fanno schifo anche quelli. Quindi come personaggi, togliendo questi, 9, ci sta, dai, 9 come personaggi. Obiettivo secondo me invece è da 10, e lo dico subito. Perché? Perché ragazzi, l'obiettivo dell'anime è assolutamente farti capire, secondo me, alcuni valori, che è quelli che porta avanti Naruto per tutta la sua vita. E secondo me ci è riuscito alla grande. Secondo me, oggettivamente porta avanti questi temi fino alla fine e non te li fa mai perdere di vista, senza annoiarti. I filler non li guardate, i filler vedete che non vi annoiate e lo finite tranquillamente. Magari non proprio lo finite, però almeno a Madara ci arrivate, ecco. Quindi ragazzi, come voto finale, 8 e mezzo, 9, vabbè, 9 e mezzo, 9 e mezzo, 9 e più. Sinceramente confermo il capolavoro, perché comunque stiamo parlando di uno dei big degli anime, e anche a livello di quello che ha portato al pubblico, secondo me merita di stare nei primi posti in classifica, ecco. Quindi niente, ci vediamo venerdì con il doppiaggio di Naruto Sasuke.